la celebrazione è stata particolare perché è un dialogo fra il cardinale che ha seguito quella santificazione e il Papa, per cui fenomeno di unità enorme con gente che non avevo mai visto, polacchi, nonostante un po' la confusione. È stato come se l'aspettava. No, molto di più, molto di più. Il numero 4, due santi in cielo e diciamo tra virgolette due santi sulla terra, no? Questo vedere tutti questi popoli uniti insieme qua, no? È bello, lingue diverse, nazioni diverse, è bello, tutti insieme, no? Mi sono uscite le lacrime e nemmeno me ne sono resa conto. Insomma, era tutta una vita che aspettavo da quando ho assistito alla veglia di Giovanni Paolo II, quando è morto. E non vedevo l'ora che lo facessero santo. Quindi sono senza parole, senza parole. Senza parole lo rifarei, anche se ho passato una notte sveglia, in piedi, con la gente che spingeva, insomma, tutte le cose, insomma, i crampi alle gambe, però è stata veramente un'esperienza indimenticabile. Quindi adesso cosa cambia? Niente, in definitiva non è cambiato niente, forse si è ufficializzata una cosa che il popolo ha sempre sentito da subito, dall'inizio. Siamo riusciti ad arrivare, proprio, io avevo visto il Papa proprio da vicino, è stupendo, e quindi è stata un'emozione bellissima. E sinceramente anche il cattolicismo è cambiato, Papa Francesco ci sta facendo amare più la fede. È un'emozione molto grande. Mi rimane indelebile per tutta la vita, per me, finché che è una cosa meravigliosa. Il cuore, guarda, è un continuo a piangere mentre che loro facevano vedere queste figure così, è una cosa... Infatti si stava scurando il cielo, ho detto solo, non piove, non piove, si è aperto il cielo.